Ehi, Massimo! Buongiorno, Ciao, come come va? stai? Benissimo. Mi sei venuto in mente e ho deciso di chiamarti per fare due Hai fatto chiacchiere. bene. Massimo Sirelli, artista, creativo, ha lavorato tanti anni in comunicazione, ormai sei un veterano, hai un bel portfolio alle spalle, sei partito da piccolo come writer, facendo un po' Marachelle in giro in tutta Italia e non solo, però non lo diciamo Non lo tutti, lo diciamo. diciamo. E poi da lì hai avuto una illuminazione lungo la via di Damasco e sei arrivato a, così, a fare dei progetti molto interessanti che hanno del creativo, ma soprattutto dell'artistico, e sempre con un occhio però alla comunicazione, perché quella è la tua vocazione, esatto. Senti, io volevo raccontare un attimo di come è nato questo artwork che ho qui alle spalle, perché più sotto c'è un divano Sì. giallo, che è diventato un po' il simbolo dell'agenzia Comunico, e sopra c'è quel bellissimo artwork che un bel giorno io così ti ho chiamato, ho detto: Massimo, senti, sento il bisogno di avere così un'immagine che ci rappresenti, un'immagine pop. E ho subito pensato a te, ti ho chiamato e tu non ci hai messo più di 2 minuti a dire va bene, ci sto. Allora, beh, innanzitutto c'è da dire che c'è stata sintonia e allineamento creativo, perché penso che questa è stata la condizione che ci ha permesso di collaborare. Ho condiviso con te non solo un background professionale, ma penso anche alla stessa sensibilità artistica, oltre che il nome, no? Che ci accomuna. È vero, noi abbiamo lo stesso nome e ogni tanto diciamo che lavoriamo ai massimi livelli. Diverso. È chiaro che quando tu mi hai chiesto di rivedere, interpretare in qualche modo quel divano, che poi è centrale, è cruciale negli incontri con i clienti, perché quando raccogli un brief di un qualunque progetto, fai una chiacchierata. Allora, qual è la migliore maniera per comunicare questa cosa? Mettersi comodi, no? Io ho ripensato ai famosi salotti letterari, quando i pittori incontravano i filosofi e i poeti e nascevano delle fantastiche disquisizioni di politica, di filosofia, di arte e quindi anche di pubblicità. Ed è lì che ho sposato la tua idea, dicendo, eh sì, è proprio cruciale il divano che sta in sala riunione come simbolo per un'agenzia di comunicazione. Quindi bene averlo interpretato e fatto diventare simbolo in qualche modo. Questo mi inorgoglisce, no? Due volte. Nel momento in cui noi l'abbiamo messo poi sulle nostre brochure, in copertina, tu hai detto sì, anzi, ne sono felice. Quando si andava in riunione, rimanevano tutti un po' basiti e iniziava lo storytelling. Io avevo l'esca, avevo il gancio, avevo il motivo per iniziare una conversazione. Cos'è, cosa non è? Ma è un divano giallo. È il divano che è in ufficio da noi. Raccontavo che su quel divano avvenivano appunto i primi, così, le prime chiacchierate, i primi colloqui, ma anche i brief su cui ci si concentrava poi nei giorni seguenti. Quindi questo è stato per me, devo dire, negli scorsi anni, questo è stato realizzato credo 3 anni fa, veramente per noi e soprattutto per me un motivo forte di storytelling, di inizio di una storia con molti, molti clienti. Quindi io ti ringrazio veramente per questo artwork che campeggia qui all'interno dell'agenzia, ma in questi anni abbiamo collaborato su vari progetti a vario titolo, seguendo quello che è un po' la mia idea, il mio format che tu hai sposato e che è diventata anche nostra, di artvertising. È un termine che io ho coniato qualche tempo fa per individuare tutti quei lavori, quei progetti che usano l'arte nell'advertising. Quindi è un po' un ritorno della contaminazione artistica nella comunicazione, cosa che anni fa era ben presente perché l'art director nasce da lì. Tu però mi hai dato un grande supporto in questo, aiutandomi a riportare quindi l'arte nella comunicazione, nell'advertising.
Sì, Massimo, io sin dai tempi dei graffiti, sin dai tempi dei murali, quando ero ragazzino, avevo trovato la possibilità di sostentare la mia passione, creativa, quindi l'acquisto dei materiali, attraverso il lavoro. Per cui già in adolescenza facevo già lavori su commissione, e quella era in qualche maniera advertising, perché mi chiamava il giostraio che arrivava in paese e mi chiedeva: "Ma mi scrivi il nome della giostra?" Sì, e gli realizzavo un lavoro. Quello era advertising, oppure lo stabilimento balneare estivo, la discoteca, e ne ho fatti centinaia. E io in quella maniera lì risolvevo problemi di comunicazione. Infatti lì nacque poi, ai tempi dell'università, la scelta obbligata, no? Lì dissi: "Io voglio studiare questo, voglio studiare comunicazione, voglio studiare pubblicità", perché in adolescenza in qualche modo risolvevo quel tipo di problema, senza cognizione di causa. Quindi, arrivando da questa palestra, di mettere la creatività a servizio del prossimo, l'arte a servizio del prossimo, io non ho avuto difficoltà nel confrontarmi con la tua visione, mentre altri artisti fanno fatica a immaginare come dire, sembra quasi svilire l'opera d'arte se quest'arte è a servizio di. Invece, io non ho avuto questa velleità, anzi, per me è un valore aggiunto sapere che un mio disegno, un mio dipinto, una mia creazione è ausilio per un progetto di comunicazione, di pubblicità. Ed è proprio lì che secondo me ci siamo sintonizzati appieno, perché tu hai visto in me un linguaggio che poteva essere un boost per i tuoi clienti. Sei stato, a mio avviso, coraggioso e lungimirante, perché comunque abbiamo sdoganato, nel vero senso della parola, dei dogmi, dei tempi sacri, vedi nel food, come compresa Aula Bordoni, facendo delle cose che prima non erano mai state fatte. Cioè il linguaggio dei graffiti, il linguaggio della street art, degli scarabocchi, avvicinati a un cibo così alto, così, se vuoi, pregiato, non era mai stato fatto. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo fatto gol, perché il numero di persone che hanno interagito con noi e si sono piacevolmente, come dire, stupite, ci ha dato ragione, penso. Sì, Massimo, è assolutamente quello che penso anch'io. L'arte ha molte sfaccettature. C'è chi la vive come un'esperienza personale, intima, e c'è chi la pensa solo nelle gallerie e nei musei. Diciamo che io e te abbiamo un po' questa visione dell'arte pop, non di come dire, popolare nel senso volgare, ma accessibile a tutti e soprattutto Accessibile, sì. fruibile. Fruibile da tutti quanti, quindi se lo posso trovare su un packaging, su una confezione di un prodotto, se posso così ammirare e apprezzare una confezione piuttosto che un artwork su una pubblicità, perché no? Perché non portarla quindi nelle case, usarla come linguaggio, come hai detto tu giustamente prima, per trasferire un messaggio? Molte volte la contaminazione. Tu hai parlato prima della Bresaola, per esempio, chi l'avrebbe mai detto che una Bresaola nel banco frigo potesse avere un marchio pop, Love Bresaola, mentre è sempre molto, molto parco e serioso il messaggio che viene dato su questo tipo di prodotti. Una Bresaola che abbiamo quindi reso più pop e che ha, a livello di artwork, ha anche vinto, dei premi. Sì, ma poi io penso che il progetto Bresaola Bordoni, l'arte della Bresaola, sia stato per me uno dei progetti più belli del 2019-20. Per completezza, perché siamo riusciti veramente a fare dei touch point che hanno permesso di andare sui social con i post, con i video, andare in fiera, quindi col contatto personale, quindi poi dare anche fisicità, no? All'ambiente dello stand,
siamo riusciti a creare interaction design, quindi partecipazione nell'attività artistica. Abbiamo fatto il prodotto. Insomma, cioè, è stato un progetto di advertising, secondo me, più completo e ben distribuito nella timeline di comunicazione. Senti Massimo, in quali altri progetti hai lavorato su questa contaminazione, su questa combo fra arte e advertising? Io so che tu sei molto impegnato anche su packaging design, sulla creazione di pattern, texture molto pop. E raccontami di qualche progetto che hai seguito recentemente. Come dire, nel momento in cui ho scelto di centrare la mia attività lavorativa nell'arte e lasciare un po' dietro i lavori di comunicazione, chiaramente ho dato molto più spazio ai progetti di advertising in senso lato, e questo mi ha permesso di fare tanta contaminazione. Ho fatto tanti progetti in ambito di moda e accessorio, quindi design dell'accessorio e abbigliamento. Ho collaborato con marchi di biciclette, quindi sulla customizzazione delle bici, vedi la collaborazione con Bollani. Prima ti parlavo di Pattern Bag, Jadis, che è alta pelletteria siciliana. Collaborato con la Onlus Insuperabili, creando tutta la linea di abbigliamento, che permette anche il sostentamento dello store e delle attività sportive con la vendita delle mie Bellissima, una linea bellissima, bellissima, bellissima. e tante altre. Probabilmente una linea che in qualche modo ci lega al periodo Bresaola Bordoni Comunico e Tutto Food, è il progetto forse con Amarelli, Liquirizia Amarelli, perché proprio in occasione di Tutto Food l'anno scorso, mentre al mattino eravamo da Bresaola, al pomeriggio presentammo per la prima volta ai buyer internazionali la mia edizione limitata, formata da quattro soggetti, che è finita in tutto il mondo, in tutti i bar italiani, con un display dedicato. Bene, è stato il prodotto più venduto di Amarelli in questo periodo, perché ha avuto un cortocircuito. Le loro bellissime scatole di metallo, con questo sapore così classico, così storico, hanno ricevuto l'irruenza, come dire, il colore che più contraddistingue i miei disegni, quindi i miei robot, i miei simboli, i miei scarabocchi, vicino ad un marchio di oltre 200 anni. E anche in questo caso abbiamo vinto un premio che abbiamo ritirato l'anno scorso al Teatro alla Scala, consegnato dalle Camere di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, che ci ha premiato come miglior video fra tutti gli espositori di Tutto Food, perché poi questa collezione era stata anche lanciata con un video che raccontava come nascono questi disegni. Per l'estate 2020 è prevista l'uscita della quarta ed ultima grafica, che è un manifesto deliberatamente di ispirazione futurista, ispirata al maestro De Pero, Grandissimo. dove ho unito il disegno ad un'altra delle mie passioni, che è la scrittura creativa. E per Amarelli ho scritto una piccola filastrocca che celebra per me la passione per questo prodotto e lo racconto con la mia tipografia. E la filastrocca recita così: nera, 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 buona, 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 quanto amo quel sapore, Amarelli del mio cuore. L'hai descritta perfettamente. Volevo solo chiederti ancora come stai passando questi giorni, cioè visto che tu sei molto legato agli eventi, sei molto legato al fare le cose fuori e al farle per brand, ma tu lavori anche molto con i comuni, con le istituzioni, con gli enti. Come hai visto questo periodo, come lo hai affrontato e che cosa stai facendo per passare il tempo in maniera proficua? Guarda, ho accolto l'arrivo della. Io penso di che il lunedì in cui è iniziata ufficialmente la quarantena, io ero l'uomo più felice del mondo, a differenza di tutti, no? Perché finalmente mi regalavano tanti giorni chiuso in casa.
Io arrivo da 2 anni di vero nomadismo, cioè un aereo, un treno, una trasferta di media ogni 10 giorni. Tutto quello che ne consegue, perché una vita così in giro, così tanto attiva, poi ti genera una marea di cose arretrate. Non per ultimo, la creazione di nuove opere, quindi il lavoro in studio che avevo necessariamente limitato e ritagliato nei ritagli di tempo, la notte, la mattina o in un day off tra un evento e l'altro, montavo qualcosa o dipingevo. Quindi questa quarantena mi è servita per terminare tantissime incompiute, dar vita a idee nuove e soprattutto l'organizzazione dell'archivio. Cioè, finalmente so quante opere ho, quante ne ho create in questi anni, insomma, mi sono dedicato al magazzino opere e quindi adesso qui in Calabria ho finalmente, dove avevo iniziato già una migrazione di tutte le opere per avere un luogo dove siano tutte stoccate e protette. E quindi finalmente esiste, come dire, il cavò. Senti Massimo, il Massimo Sirelli del futuro. Non lo so come mi vedo, sempre uguale. Vivo un'età adulta senza la consapevolezza di questa età adulta. Mi vedo sempre in un'età indefinita che va dai 25 ai 35, ma in realtà li ho superati già da un po'. E quindi se tu mi dici come ti immagini il futuro, io penso che mi continuerò a vedere così, ma penso che continuerò a vedermi così per sempre. E penso che sia la mia natura non essere veramente consapevole del tempo che passa. E se proprio devo dirlo, spero vivamente di conservare questa visione di me e del mondo. Mi vedo sempre più orientato nella scelta che ho fatto di vita, di godere di più del mio tempo, godere di più delle mie passioni e vivere di questo, cioè fare in modo che lavoro e passione siano un'unica cosa. Così lavorerò sempre e mi sembrerà di non lavorare mai. Questa te la rubo, però guarda, condivido quello che dici e secondo me ci riuscirei bene perché il segreto tuo, lato artistico, è conservarti così e non ti immaginerei in altro modo. Quindi Speriamo. vai avanti così. Senti Massimo, vuoi dare qualche tuo canale social su cui seguirti? Mi potete trovare su Instagram, quindi Massimo Sirelli o Massimo Sirelli Archive, e poi Facebook, Massimo Sirelli Official, pagina Voilà. pubblica. Lanciamo un appello Massimo a imprenditori o comunque a chi ha un prodotto, un progetto a cui vuole dare un forte carattere artistico, Artistico. di atipicità anche e di, così, di caratterizzazione. Io e te, i massimi, lavoreremo ai massimi livelli per fare dell'advertising sempre più fatto bene, sempre più diffuso. Quindi lanciamo questo appello Massimo a chi si vuole far immaginare da noi. Noi siamo disponibili. Disponibili. Senti, io ti saluto, ti ringrazio col tuo bell'artwork qui alle spalle che mi fa compagnia. E mi raccomando, basta con l'archivio, rimettiti all'opera perché Vai. aspettiamo opere nuove. Assolutamente. Super. Massimo, grazie. Grazie a te. Ciao Massi. Saluto, un abbraccio forte. Ciao. Ciao, ciao, ciao.